Vincitore del premio Oscar come miglior film internazionale, ma vincitore anche di numerosi altri premi in tanti festival importanti, ecco che finalmente esce nelle sale cinematografiche italiane il nuovo film del grande Thomas Vinterberg, regista danese che in tanti conosceranno per aver creato negli anni 90 il Manifesto del Dogma insieme a Lars von Trier, ed ecco che nel 2021 esce nelle sale il suo nuovo film, dal titolo Un altro giro. Film che rappresentava la Danimarca agli Oscar, che ha vinto, tra l'altro l'attore protagonista Mads Mikkelsen, che io adoro, ha vinto anche come miglior attore al Festival di San Sebastian, lo stesso festival di cui ci parlava Woody Allen nel suo Rifkin's Festival, quindi collegamenti cinematografici a parte, soffermiamoci ora su Un altro giro, film che ho visto in sala, film che ho trovato splendido, straordinario, solo il tempo saprà dirci se potremo definirlo un capolavoro, fatto sta che l'ho amato. Il nostro regista lo gira in un momento difficile perché durante la lavorazione purtroppo viene a mancare sua figlia per un incidente di 19 anni, Ida, a cui il film poi viene dedicato. E quindi il regista si è trovato di fronte ad una scelta, la stessa scelta che poi sarà fondamentale anche all'interno della pellicola, soffermandoci anche sul pensiero filosofico di Kierkegaard. Ma fatto sta che il regista ha deciso di portare a termine la lavorazione, di dedicare il film a sua figlia. Tanti degli alunni che noi vediamo nel film sono in verità proprio amici di sua figlia, persone che andavano a scuola con lei. La scuola in cui ha girato il film in Danimarca è la stessa scuola dove andava sua figlia, quindi Ida permea in tutto il film. Non è stato un momento facile per Vinterberg, il discorso che ha fatto agli Oscar è stato veramente emozionante e sicuramente dall'alto sua figlia sarà fiera di lui, però sono cose che a pensarci fanno malissimo, una giovane ragazza di 19 anni che perde la vita è assurdo. Fatto sta che questo film mi ha colpito tantissimo e penso che dal Dogma del 95 porti comunque avanti qualche rimasuglio. Perché ho ritrovato dal dogma tanto realismo in questo caso, la camera a mano è fondamentale per descrivere la vita frenetica dei nostri protagonisti e rendere il tutto ancora più reale. Quindi qualcosa del dogma c'è anche qua. Sicuramente la trama è molto accattivante. La trama parla di quattro professori, un insegnante di storia, un insegnante di filosofia, un insegnante di ginnastica e un insegnante di canto, che seguendo il pensiero dello psichiatra norvegese Finn Skårderud, secondo cui noi nasciamo con un deficit dello 0,5% di alcol nel sangue, bisognerebbe sempre avere un tasso alcolemico superiore per godersi meglio la vita, per vivere meglio, e quindi i nostri protagonisti decideranno di mettere in pratica questa teoria. E quindi ogni giorno di bere qualcosa seguendo delle regole, alle 20 la sera devi smettere di bere, nel weekend non puoi bere, comunque sin dalla mattina assumere degli alcolici non superando lo 0,5%, perché seguendo il pensiero di questo psichiatra dovresti vivere meglio, dovresti stare meglio e fare qualsiasi cosa in maniera migliore. Il film sicuramente ci fa capire quanto in maniera effimera e fasulla l'alcol possa farti credere di star bene. E quindi vediamo sì che i nostri protagonisti, specialmente il nostro protagonista interpretato da Mads Mikkelsen, ci fa capire quanto essi stiano vivendo una vita piatta, ormai una vita mediocre, una vita in cui la routine è all'ordine del giorno, in cui magari non c'è più un rapporto con le rispettive partner, perché comunque il lavoro prende il sopravvento su tutto, bisogna stare dietro ai figli e bla bla bla, e quindi con l'alcol ci si illude di poter stare meglio ed effettivamente inizialmente sembra che sia così. Il nostro professore di storia da un giorno ad un altro inizia ad essere abilissimo anche nel confrontarsi con gli alunni, non ha più problemi a spiegare, non ha più problemi perché prima gli alunni non lo stavano ad ascoltare, stavano al cellulare durante la lezione. Invece adesso il nostro Martin è sveglio e attento. C'è una scena che io ho amato, bellissima, in cui chiede ai nostri alunni chi sceglierebbero fra tre candidati per le elezioni a presidente del consiglio, fra un fumatore incallito e bevitore di cocktail, fra un bevitore di vodka obeso e fra un invece uomo sanissimo che non fuma, che è un animalista, che beve ogni tanto un
una birretta qua e là. Ovviamente gli alunni subito puntano il dito verso il terzo candidato per poi scoprire che in realtà i primi due erano Roosevelt e Churchill, mentre il terzo era Adolf Hitler. E quindi è un film che vuole essere anche provocatorio, da un regista provocatore, in quella scena specialmente, perché comunque si parla anche di quanto molto spesso sia facile avere un pregiudizio senza conoscerle le persone, di quanto molto spesso si condannino certe azioni, di quanto la società condanni un certo tipo di elemento, però allo stesso tempo di quanto la società scelga quel tipo di personaggio. Quindi c'è questo paradosso, c'è questa contrapposizione. Questa per me è una delle scene migliori del film e ve l'ho rivelata perché dovreste capire cosa vi ritrovereste poi di fronte. Spero che lo andiate a vedere in sala. È un film molto importante perché il nostro regista, il nostro Thomas Vinterberg, condanna l'alcol, ti fa capire quanto possa essere fasulla l'idea che esso ti possa far star meglio. Però alla fine non è che il regista voglia fare un film moralista in cui alla fine ti esorti a non bere. Lui ti mostra le conseguenze del bere troppo, ti mostra le conseguenze anche del dire ok, per prendere coraggio bevo, tanto che sarà mai un bicchierino, solo che poi quel bicchierino ti porta a diventare un alcolizzato perché ne vuoi sempre di più, ti abitui a un bicchierino, ok, raggiungi lo 0,5% e dici vabbè, ormai sono abituato, aumentiamo, ed è ciò che faranno i nostri protagonisti. Sembra che la loro vita migliori, ma è in realtà una sensazione effimera, una sensazione fasulla, un godimento che appare e scompare, perché sì, se da un lato insegni meglio, dall'altro lato ti magari sbagli a pronunciare le parole, ti blocchi, sbatti la testa nei muri, hai degli scatti d'ira, quindi comunque sembra di star meglio, ma in realtà non è così. Il regista però non vuol fare il classico moralista che ti mostra anche la caduta dell'uomo e poi ti dice non lo fate, specialmente anche dopo un grave fatto che accade, di cui parlerò nella parte spoiler. No, ti fa vedere che comunque, nonostante i problemi, l'uomo possa continuare a bere. Perché? Perché l'uomo è ovviamente un essere fallibile, perché comunque l'uomo può sbagliare, e quando si ha la consapevolezza di poter sbagliare, che noi continuiamo a sbagliare anche se ci mettiamo nella testa di non farlo più, beh, ovviamente il nostro Vinterberg ce lo racconta. Il nostro Vinterberg ci racconta la fragilità dell'uomo, quanto noi esseri umani si sia fatti per sbagliare, quanto lo sbaglio, seppur percepissimo, che ci porterebbe di fronte a situazioni negative e spiacevoli, seppur noi lo si percepisca, beh, non si riesce a tirarsi indietro. E questo Vinterberg ce lo racconta, ci mostra proprio l'uomo che si illude, che può migliorare la propria vita bevendo, allo stesso tempo poi l'uomo che si rende conto di aver sbagliato nuovamente, perché ripeto, è un essere fallibile, e che comunque non riesce però a dire basta al bicchierino, e che comunque però, anche se potrebbe smettere, dice no, ormai ho sbagliato, e continuo a sbagliare, perché comunque mi illudo che la mia vita possa essere migliore. E questa scelta di Vinterberg per me è vincente, perché non è il classico film che vuol condannare e farti uscire dalla sala con la consapevolezza che toccare un goccio di alcol sia assolutamente sbagliato. È un film che ci fa invece capire che ognuno di noi è padrone delle proprie scelte, noi siamo responsabili del nostro destino. Sappiamo, il film ce lo mostra, quanto l'alcol possa annebbiare la nostra mente, quanto possa farci credere che la vita migliori, quando in realtà non è così, perché se da un lato riesci ad avere più coraggio, dall'altro praticamente resti solo, perché perdi ogni persona importante che hai nella vita. E il film te lo mostra anche con situazioni molto gravi in cui forse si può perdere anche la vita, però non vado oltre, non mi dilungo, nel caso non aveste visto il film, tanto c'è una parte spoiler dove entrerò più nello specifico. La regia di Thomas Vinterberg ovviamente è una regia dove la camera a mano la fa da protagonista, ma è essenziale ed importante tutto ciò, perché la vita di questi protagonisti da piatta diventa frenetica, e una camera a mano, beh, riesce a raccontare questa frenesia nel migliore dei modi. Per questo ho detto che ho visto anche degli strascichi del Dogma, il realismo è onnipresente.
La bravura degli attori, secondo me, rende questo film ancora più bello, ancora più splendido. Mads Mikkelsen nel ruolo di Martin, una spanna sopra tutti, anche se ovviamente Thomas Bo Larsen, Magnus Milang, Lars Rent, tutti gli attori, secondo me, sono stati molto bravi. Questi quattro professori che cominciano a bere ogni giorno fino a raggiungere la soglia dell'alcolismo senza far sì che nessuno se ne renda conto, ma ci riusciranno con delle scelte registiche che ho amato, con delle scene che già ovviamente ho nel cuore, in primis quella in classe, per non parlare di una scena in cui ci fa capire anche il rapporto tra i politici e l'alcol, quindi le persone di spessore che dovrebbero governare il mondo, il loro rapporto con l'alcol, politici, pezzi grossi, c'è questo montaggio di scene reali in cui i politici si sono presentati a dei dibattiti, a delle conferenze totalmente ubriachi da Clinton e così via. Insomma, quindi il nostro regista provocatore non mette da parte la sua vena provocatoria, specialmente anche per una scena poi tra un alunno e un professore di cui vi parlerò nella parte spoiler. Fatto sta che io questo film l'ho amato. La scena finale è un'altra scena che ho nel cuore. C'è un balletto di Mads Mikkelsen che è già impresso ovviamente dentro di me. Quella scena lì, e beh, dove un ballo liberatorio e purificatore forse riesce a buttare fuori tutto il dolore, tutta la sofferenza. Beh, è una scena che resterà dentro e non vedo l'ora che la possiate vedere, che ve la possiate godere. Fatemi sapere se anche a voi, nel caso aveste già visto il film, quella scena vi abbia colpito. E che posso dire? Posso passare anche alla parte spoiler, anche perché è un film questo di cui potremmo parlare per ore e ore senza arrivare ad una conclusione effettiva, anche perché il film cita ovviamente il filosofo Kierkegaard, cita ovviamente l'esistenzialismo, la scelta che è fondamentale in questo film, quanto da uguali premesse si possa arrivare a diverse conclusioni e quanto tutto ciò possa portare l'uomo ad essere perso, ad essere distrutto e a cercare un senso per la propria vita da vivere. È un film di cui sul gruppo privato che ho di cinema con i miei amici Adriano e Enrico abbiamo parlato in lungo e in largo. Anzi, grazie a loro ho anche percepito diverse cose che inizialmente non avevo, a cui inizialmente non avevo pensato, quindi è sempre bello avere anche amici come loro con cui parlare di cinema, una cosa straordinaria. Fatto sta che io questo film ve lo consiglio perché dovrete vederlo non con superficialità, perché potrebbe essere anche un film molto pericoloso, perché sicuramente tante persone potrebbero uscire dalla sala e dire come hanno bevuto loro, voglio bere anch'io, loro hanno bevuto ed è una cosa giusta. Quindi spero che guardiate questo film con attenzione, perché il regista condanna ciò che loro stanno facendo, lo condanna. Poi certo, non è che vi dice di non farlo, perché fa vedere l'essere umano che in primis, in quanto fallibile, vive dei bruttissimi momenti, però poi magari al ristorante per festeggiare l'alcol continua a berlo. Quasi un invito all'essere morigerati, all'essere moderati. Quindi guardatelo con attenzione, non guardatelo con gli occhi di quelli che vedono ubriacarsi e dicono: caspita, che bellezza, lo voglio fare anch'io. Il film si svolge in Danimarca, dove si sa, dove si beve un pochino tanto. Ovviamente, se leggiamo anche le regole imposte dalla Danimarca, già ai 16 anni possono essere venduti, ai 16 anni possono essere venduti gli alcolici. C'è un affresco inizialmente proprio che apre il film su questi giovani e sul loro e sul loro divertimento nell'ubriacarsi, con poi un jump cut bellissimo e una scena tagliata con l'accetta proprio degna di Lars von Trier, che ci porta invece da un'altra parte alla storia dei nostri protagonisti. E fatto sta che ora adesso faccio un minimo di parte spoiler per rivelarvi ciò che più mi è piaciuto, ma ricordandovi che questo film secondo me è stato straordinario proprio perché fa riflettere, è un film molto filosofico, è un film che tratta dei temi su cui si dibatte da anni, che è ovviamente interessante perché non tutti i giorni vediamo un film in cui si porta avanti il pensiero di uno psichiatra norvegese, Skårderud, che comunque dice che avere un tasso alcolemico dello 0,5% nel sangue faccia bene, che ci inviti a bere ogni giorno. Però quali sono le conseguenze? Insomma, è un film che potrebbe portare a svariate riflessioni, sarò curioso di sapere la vostra, ma fatto sta che il regista, ripeto, condanna tutto ciò perché ci mostra quanto l'alcol richiami altro alcol.
e quanto molto spesso noi ci si metta nella testa di poter vivere una vita migliore bevendo, quando in realtà non è così. Noi ci illudiamo che l'alcol ci possa migliorare le giornate, che possa essere il nostro miglior amico, ma ripeto, è un'illusione, perché poi invece le conseguenze sono altre e noi lo vediamo. Però quanto è bello mostrare questo uomo fallibile, questo uomo che sbaglia e che continua a sbagliare, perché nella vita noi siamo così, non si può mostrare l'uomo perfetto che impara dai propri sbagli, perché nella vita noi sbaglieremo sempre, quindi c'è anche questo cinismo del nostro Thomas Vinterberg in un momento in cui comunque stava vivendo anche delle estreme sofferenze per la perdita di sua figlia, a cui il film è dedicato. Io adesso passo alla parte spoiler, ragazzi, mi suona in mente ancora la canzone finale, What a Life, e non vedo l'ora che possiate godervi quel momento del balletto finalmente. Passo alla parte spoiler, se non volete sapere qualcosa in più sul film, non proseguite, vi esorto ad andarlo a vedere in sala, sta andando bene al box office. Gli attori sono in stato di grazia, la regia mi è piaciuta molto, idem la fotografia. L'estremo realismo si percepisce in ogni inquadratura, quindi mi raccomando, non perdetevelo. È la nuova opera di questo regista provocatorio e provocatore. E se volete seguirmi, io ora vi attendo nella parte spoiler, ricordandovi che nella sezione info troverete anche tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social e che potreste anche abbonarvi al canale e che abbonandovi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Un caro saluto adesso ed ecco che adesso iniziano gli spoiler. Sicuramente non è che debba aggiungere tanto a ciò che già ho detto, perché ripeto, il film ti mostra quanto l'alcol ti possa illudere. È già divertente il fatto che, perché inizialmente questo film può essere definito una commedia, no? Però poi ci rendiamo conto di non trovarsi di fronte ad una notte da leoni. Il film segue lo spunto di questo psichiatra norvegese secondo il quale nasciamo con questo deficit dello 0,05% di alcol nel sangue, che quindi questo deficit andrebbe colmato. I nostri protagonisti, per migliorare le loro vite, ci provano. Effettivamente sembra che le vite stiano migliorando, per poi rendersi conto che invece no, non siamo alcolisti, ma che invece stiano diventando sempre più schiavi dell'alcol. E questa cosa ci viene mostrata piano piano. Se si pensa che l'unico giorno in cui anche il nostro protagonista ritrova l'amore, il sesso con la moglie, sia l'unico giorno in cui non beve, perché si parla del weekend in canoa e nel weekend non si può bere, quindi anche lì paradossalmente il film ti mostra proprio quanto alla fine le cose più belle le fai quando non bevi, anche se poi ci illude e i protagonisti si illudono insieme a noi che invece si possa star meglio bevendo, perché magari abbiamo una maggiore capacità di dialogo con gli studenti, la possibilità di farli divertire, di vivere la vita in maniera più decisa, sicura e lasciandosi andare, ma in realtà è proprio l'effetto dell'alcol, no? Te bevi, ti diverti, balli, ridi, però si sa, quando poi bevi le conseguenze sono atroci. E quindi questa cosa mi è piaciuta tantissimo, il pensiero di Kierkegaard, che comunque si manifesta sin dall'inizio, con cos'è la giovinezza, un sogno, cos'è l'amore, il contenuto del sogno. Il film inizia in questo modo, il parlare delle premesse, delle uguali premesse per le diverse conclusioni, che portano l'uomo ad essere perso, un altro argomento interessantissimo. Pensiamo alla scena in cui il nostro professore di filosofia, per cercare di dar coraggio al ragazzo, all'alunno ripetente, lo fa bere, una scena molto provocatrice, insomma, un professore che fa bere i propri alunni, sicuramente lo fa anche in un momento in cui già i nostri protagonisti hanno vissuto delle pene terribili e sono stati male. Noi possiamo anche ridere in quelle scene in cui loro stanno male, dove registicamente proprio Vinterberg ci mostra questa caduta in cui non sentiamo più un suono se, no, se non questo rimbombo, no? Della realtà. E questo buio che appare sullo schermo. Noi possiamo anche ridere, però poi perché la scena al supermercato è divertente, però poi ci rendiamo conto di quanto l'alcol faccia male. E nonostante e nonostante aver capito quanto faccia male, vedere il nostro protagonista, uno dei nostri protagonisti, che comunque fa bere il proprio alunno, beh, l'ho trovato abbastanza
abbastanza provocatorio come momento, ma interessantissimo e secondo me riuscitissimo perché, ripeto, Vinterberg ci fa capire che nonostante si comprenda i nostri sbagli, si possa scegliere di continuare a sbagliare, come il nostro protagonista Martin, che comunque si rende conto che la sua vita non è migliorata e che quindi accetta di tornare ad essere quello di prima che comunque non è che non bevesse, beveva in certi momenti, in altri no. Quindi ci si rende conto di quanto la nostra vita possa essere mediocre, possa essere piatta, di quanto l'alcol ci abbia illuso di vivere in maniera migliore per poi tornare ad essere quelli di prima. Quindi è anche molto, diciamo, cinico come film, è anche molto pessimista sotto certi aspetti come film, se non fosse per quel finale poi bellissimo in cui dopo la morte anche dell'insegnante di ginnastica che non era riuscito a dire basta all'alcol. Perché purtroppo, ripeto, le conseguenze vengono mostrate. C'è questo finale in cui i nostri alunni si sono diplomati e quindi c'è questo festeggiamento dei nostri professori con gli alunni e il momento liberatorio in cui attraverso questa danza purificatrice il nostro Martin si mette in mostra, questo balletto che sin dall'inizio gli viene richiesto, sia da quando era reticente a bere alcol all'inizio al ristorante, sia sul finale in cui poi si lascia andare, c'è un Mads Mikkelsen bravissimo. Quella scena lì è già una delle scene di balletto migliori insieme al Arthur Fleck del Joker. Pensa se li mettessero a ballare insieme, voglio Mads Mikkelsen e Arthur Fleck a ballare insieme. What a life, la canzone in sottofondo che proprio ci fa capire cosa sia la vita e questo salto poi, questo salto. E questo fermo immagine prima di cadere nell'acqua, che non ci fa vedere quale sarà la conseguenza di quel salto, ma sicuramente quanto possa essere stato purificatore e quanto possa essere stato un ballo di liberazione per il protagonista che proprio si lascia andare bevendo da ogni problema, perché ormai ha capito chi è, ha capito che la sua vita è quella. Ha capito che bevendo alla fine aveva perso tutto ciò che aveva di più caro, in primis la moglie, i figli l'avevano visto in condizioni disperate, si era fatto del dolore anche fisico, quindi si era provocato del dolore fisico, quindi l'uomo che accetta se stesso, in maniera quasi rassegnata, che capisce che è fatto per sbagliare, l'uomo che capisce quanto sia fatto per sbagliare, quanto alla fine l'alcol possa essere solo un amico. Che in realtà è un nemico. E tutto ciò nel film di Vinterberg si mette in scena, si mostra e che posso dire? Io non posso che confermarvi quanto abbia trovato splendido, filosofico, ricco di concetti su cui studiare, su cui ci si interroga ancora dopo anni e anni. Pensiamo al pensiero di Kierkegaard, ma anche solo al pensiero dello psichiatra norvegese. Skårderud, quindi è un film che potrebbe aprire tantissime parentesi e spunti riflessivi, ma che deve essere visto e rivisto perché secondo me merita tanto, così come deve essere visto con cognizione di causa e non in maniera superficiale perché potrebbe essere anche un film pericoloso, come sanno essere i film provocatori di Thomas Vinterberg e non deve essere visto con la consapevolezza loro bevono, voglio bere anch'io, perché le conseguenze ci sono. Però giustamente il regista non vuol fare poi il moralista con i nostri protagonisti che smettono di bere, quindi non mi ripeto più. Se volete leggervi una bella recensione, compratevi Film TV perché ne parlano assolutamente. Insomma, in un periodo di un politicamente corretto che prende sempre più piede, mostrare dei protagonisti, dei professori, dei padri di famiglia che decidono di bere e che anche dopo la morte di uno dei loro migliori e più cari amici continuano a bere perché accettano di sbagliare, beh, è anche un qualcosa di coraggioso, secondo me. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, un caro saluto, un altro giro, un altro film come questo lo voglio vedere subito, anzi voglio rivedere questo, non vedo l'ora di acquistarlo in Blu-ray, What a Life, la canzone me la sto ascoltando in loop con le cuffie. Noi ci vediamo alla prossima recensione, fatemi sapere se questo film vi è piaciuto, ripeto, le tre scene top, la scena in classe del presidente del consiglio da scegliere, il balletto finale. Ma perché no, anche ovviamente la scena del montaggio con tutti i politici che bevono, perché c'è anche la voglia di raccontare il rapporto dell'America e del mondo, per meglio dire, e dell'alcol, un alcol che c'è sempre stato. Vabbè,
ma che non sempre ha fatto far poi le scelte giuste. Un caro saluto, ragazzi, alla prossima!